Eccomi, buon Eccoci, pomeriggio. ben trovata. Allora, premetto, sono non vedente e volevo chiedere al professor Morrone, chiaramente per uscire io ho bisogno di essere accompagnata e quindi le distanze, insomma, vanno a farsi un po' benedire. Volevo incontrare la mia più cara amica che non vedo da tanto tempo. Lei è infermiera, non in un reparto Covid, però siccome ci sono stati dei casi lì, è già stata sottoposta a due tamponi e a un test sierologico, lo screening, quello che sta effettuando la regione Lazio, il risultato è sempre negativa. E vorrei chiedere al professor Morrone se posso sentirmi tranquilla nell'incontrarla, visto anche che non posso mantenere la distanza, visto la mia esigenza di essere guidata. E poi una cosa velocissima. È vero che gli ultravioletti uccidono il virus, tant'è che so che in molti negozi, gli abiti, gli indumenti, anche nel mio parrucchiere sterilizza gli strumenti, sterilizza o igienizza, il professor Morroni mi correggerà, contando gli ultravioletti, però mi premeva soprattutto la prima Ultravioletti, domanda, sono non benissimo, benissimo, vedente e ho rispondiamo bisogno. a tutte e due. Francesca, prego professore, deve essere Intanto può veloce andare con tranquillamente a tassativo. incontrare la sua amica, non c'è nessun rischio, la incontri e la abbracci, tra l'altro. Per quanto riguarda i raggi ultravioletti, quelli normali no, ci sono alcuni studi su alcune macchine a raggi ultravioletti particolari per valutare l'ipotesi che il virus possa essere ucciso da questo tipo di apparecchiatura, ma non abbiamo ancora dati scientificamente evidenti. Evidenze di questo. Andiamo in pubblicità.